Ciao a tutti, questa volta ho preparato un video un po' più tecnico, ma secondo me è importante e sono sicuro vi tornerà utile, utilissimo, più dei soliti video sui 7 errori che fai sempre o i segreti dei pro che non ti dicono, che ovviamente fanno tanto clickbait. Se sei un fonico, un sound engineer, devi assolutamente conoscere alcune delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche che utilizziamo e quantomeno le basi dell'aspetto tecnico. Vi rimando sempre al video sulla gestione dell'impedenza dei microfoni. Infatti, molti mi avete scritto che non sapevate cosa fosse l'impedenza elettrica di un microfono né come si poteva gestire. Altri mi hanno addirittura insultato perché non ho fatto un video test utilizzando uno splitter passivo o attivo. Non sanno che anche in quel caso l'impedenza avrebbe falsato ulteriormente il test, introducendo proprio un secondo elemento tra microfono e preamplificatore. E come dicevo, ci sarebbe stato addirittura altri problemi relativi proprio alla gestione dell'impedenza, perché i due preamplificatori la gestiscono in maniera relativamente diversa. Chi crede ovviamente che la gestione dell'impedenza non sia importante, vi rimando al video sulla gestione dell'impedenza per ascoltare che cosa succede soltanto cambiando impedenza allo stesso microfono. Oggi parliamo invece di un aspetto, secondo me, cruciale, oserei dire, banale, quanto importante, spesso, a cui spesso non prestiamo attenzione. Sto parlando della saldatura dei componenti. E anche oggi Behringer mi dà modo di affrontarlo, quindi ringrazio Uli per averci dato modo di approfondire anche questo semplice argomento. È la prima volta che restituisco un prodotto Behringer. Ho adorato questa ditta per la loro sfrontatezza, per il loro modo di aggredire il mercato, ma questa volta, pur di rimanere con dei costi bassi, hanno effettivamente esagerato sotto ogni punto di vista. Nel primo video avevo reputato il 1273 un eccellente, un buon preamplificatore, anche se i difetti che ho evidenziato non lo rendevano utile per il mio lavoro, però era musicalmente parlando un buon pre per il prezzo preposto, anzi forse era troppo appetibile. Il dubbio che costasse la metà di quello proposto da Heritage mi aveva fatto venire una sorta di vocina dentro, una pulce nell'orecchio che per giorni è rimasta senza volersene andar via. Così ho chiamato il mio amico e tecnico Fabrizio Cocco, che si occupa spesso delle apparecchiature nel mio studio, che con un microscopio digitale alla mano abbiamo aperto nuovamente il 1273. Infatti, ad una mia prima ispezione, purtroppo complice l'età e quindi la perdita della vista, non avevo fatto caso né mi ero concentrato sull'assemblaggio della macchina. Potrebbe sembrare a tanti una cosa da niente, perché dice lo accende, funziona, ok. Ma vedremo tra un po' cosa comporta un errato assemblaggio. Cercavamo con Fabrizio quindi di capire se il problema della cattura del transiente evidenziata nel videotest potesse essere risolto analizzando il circuito per ipotizzare degli upgrade, ed abbiamo velocemente riconosciuto i percorsi dei segnali. Effettivamente, la progettazione di questo 1273 sembra eccellente sotto ogni punto di vista, anche la scelta di dove e come mettere i componenti per evitare interferenze di ogni tipo. È quindi e rimane un eccellente prodotto economico in termini di progettazione, però. Quando ci siamo concentrati sulle saldature dei componenti, ci sono cadute le braccia. Proprio perché sono diversamente giovane, devo fare una premessa. Da sound engineer degli anni 80, era parte integrante di questo lavoro imparare ed avere delle basi di elettronica e soprattutto saper intervenire e sistemare velocemente la maggior parte dei piccoli problemi in studio, tra i cablaggi, ossidazioni, piccole riparazioni, sostituzione di qualche condensatore. Quindi sapere come leggere un circuito per capire come e dove intervenire rapidamente. Infatti la tecnologia degli anni 80 è relativamente semplice da riparare e con un oscilloscopio ed un tester fare diagnosi è veramente una passeggiata. Mi diletto ancora nella riparazione di alcune apparecchiature oltre che nella loro stessa manutenzione e riparo gli ZX Spectrum, come avete visto in altri video, settimanalmente per gli amici. Dicevo, era normale saper fare questo tipo di interventi, come scegliere la temperatura, la stazione saldante,
la qualità dello stagno da utilizzare. Ora, qui non faremo un tutorial su come si fa una saldatura, per fortuna ce ne sono tantissimi su YouTube e sono fatti veramente molto bene. E se siete fonici e vi reputate mix and mastering engineer, saper fare una saldatura deve far parte del vostro bagaglio tecnico, quanto saper utilizzare un filtro o un compressore. Come dicevo prima, il dubbio che si potesse migliorare la performance del 1273 c'è stato sin dal primo video e mi sembrava all'inizio un'ottima idea per poter partire con un'altra serie di video proprio sul come fare gli upgrade e rendere il 1273 migliore di quanto avesse fatto Behringer. Anzi, vi invito ad acquistarne proprio uno per poter fare una serie di video in questo senso. Il vostro canale sicuramente migliorerà e verrà apprezzato. Guardando però allo stato dell'assemblaggio dei componenti e allo stato delle saldature, ho subito desistito. Dobbiamo considerare il fatto che, essendo stato saldato in questo modo, potrebbe, e ripeto, potrebbe aver falsato addirittura il videotest. Quindi la mancanza di transienti potrebbe essere stata dovuta al malfunzionamento di qualcuno dei componenti saldati in questo modo. Non sappiamo se nelle prossime linee di produzione miglioreranno questo aspetto. Io spero di sì, portando il 1273 a funzionare come dovrebbe. Oppure Behringer si è accorta che meglio di così non suona, quindi lasciamolo anche con le saldature in questo modo. L'unica soluzione sarebbe smontare tutta la macchina pezzo per pezzo e rifare tutte le saldature a mano da capo, togliendo lo stagno vecchio e risaldando tutto con dello stagno migliore nel migliore dei modi. Fare un lavoro di questo tipo richiede giorni interi, se non settimane, mentre invece nelle fabbriche di Uli sarebbe stato possibile farlo professionalmente in modo semplice e veloce. Ripeto, magari facendoci spendere 50 euro in più e alzare un pelo l'asticella della qualità costruttiva di questa macchina. Già vedo qualcuno che si sta chiedendo: sì, vabbè, ma quanto è importante una saldatura? Domanda lecita per i meno esperti, ma abbastanza chiara per un tecnico hobbista come me o un tecnico vero. La saldatura di un componente ad altri componenti, spesso avrete visto alcuni progetti dove i componenti sono saldati tra loro senza il PCB, viene chiamato point to point. Di questo, se volete, possiamo parlarne con Silvano Ribera o con Piero Sturla in un altro video. O su un circuito stampato, non è semplicemente tenere fermo lì il componente, altrimenti sarebbe bastato mettere una goccia di attack e via. Lo stagno deve permettere sì una presa salda al componente tra il componente e il PCB, ma oltre a questo deve garantire un'eccellente conduzione del segnale elettrico. Se questo non avviene o avviene parzialmente, è facile immaginare come tutto il progetto possa essere messo a rischio. Bisognerebbe poi introdursi anche in un video sulla tolleranza dei componenti utilizzati, come dicevo, è roba da tecnici, quindi lo saltiamo direttamente, però è importantissimo anche quello, perché un componente economico ha molta, molta più tolleranza di un componente professionale. La curiosità però ci attanaglia e quindi mi sono chiesto: come vengono saldati i componenti in una fabbrica? A mano? Non credo. Se si vogliono abbattere i costi di produzione, è logico pensare che non sia possibile mettere una persona a fare le saldature lì a mano su un apparecchio del genere, altrimenti il costo finale triplicherebbe solo per questo elemento aggiuntivo. Non a caso, e qui tutti i tecnici che fanno pedali per chitarra o outboard che stanno vedendo il video sanno di cosa sto parlando, anzi vi invito a commentare questo video liberamente. Con Fabrizio abbiamo costruito tempo fa anche un clone dell'SSL bus compressor, secondo le mie specifiche questa volta, che si chiama VC4, e un giorno magari farò un video su questo compressore. Ed il costo tra i componenti, soltanto i componenti e l'assemblaggio, vi assicuro, è stato molto più alto del bus compressor SSL originale che acquistate in negozio. In fabbrica, come dicevo, si saldano tutti i componenti contemporaneamente sul PCB attraverso diversi sistemi, diverse tecniche. Il sistema di saldatura manuale è anche a volte richiesto a livello industriale, viene chiamato processo di saldatura PTH o pin through hole, mentre quello automatico viene chiamato ed eseguito dai reparti SMT, Surface Mount Technology. In questo ultimo processo le schede vengono assemblate in modo automatico, come dicevo, con una macchina che viene definita pick and place. Immaginate, quindi, ossia si posiziona un braccio che si posiziona
una specie di braccio meccanico che preleva i componenti da una scatola e li posiziona millimetricamente sul PCB per poi passare tutto il blocco in un forno automatizzato che scalda lo stagno e salda tutto contemporaneamente. In questa fase troviamo due tipologie di forni, il vapor phase e quello a rifusione ad aria calda con azoto. Nel vapor phase il liquido saldante viene trasformato in vapore per saldare gli elementi al circuito. Nel secondo caso la saldatura avviene attraverso un sistema di riciclo dell'aria calda. L'azoto infatti serve per non far ossidare la saldatura mentre è ancora calda ed il flussante è già evaporato. Infatti qui adesso introdurremo poi il tema del flussante. Tutti questi processi devono essere tarati al millesimo per evitare gli shock termici e che danneggerebbero alcuni componenti. Infatti, spesso i componenti, quando vengono saldati a mano o industrialmente, vanno messi in un ordine ben preciso in base proprio alla loro tolleranza alle alte temperature. La consuetudine odierna in industria è quella di usare una saldatura a nucleo di colofonia, senza piombo. Oltre alle tecniche di forno di fusione che ho descritto, esiste quindi una saldatura chiamata ad onda, usata soprattutto per i componenti a foro passante, come quelli del nostro 1273, quelli che ovviamente si infilano nel PCB, nei fori del PCB e si saldano, per capirci, mentre la tecnica del PTH a forno è più utilizzata per i componenti SMD che si appoggiano appunto sul PCB. È più moderna sicuramente, ma più complessa da gestire a mano, quindi anche ad occhio, perché comunque i componenti SMD sono veramente molto piccoli. Chiaramente è possibile utilizzare la saldatura ad onda anche con i componenti SMD, a patto che vengano preincollati e che il profilo della temperatura sia compatibile con i componenti SMD stessi. Se invece dobbiamo saldare dei componenti estremamente delicati, che possono essere danneggiati dalla saldatura a onda, interviene in quel caso la saldatura selettiva, proprio per i problemi di temperatura che stavo descrivendo, come ad esempio i potenziometri, i connettori particolari, giunzioni tra più schede, o in componenti molto grandi in cui il processo di saldatura rovinerebbe il componente stesso. Le miscele metalliche che servono per garantire la saldatura dei componenti variano a seconda della quantità dei materiali coinvolti, quindi il mix tra i vari metalli. In ogni caso esistono filamenti di stagno e leghe di stagno da 3 euro e da 30 euro. Non è un caso. Le saldature al piombo invece sono chiamate saldature dolci ed hanno un punto di fusione relativamente basso, tra i 180 e i 190 gradi. Le leghe saldanti a base di piombo più note sono la percentuale di 60-40 stagno piombo, 63-37 stagno piombo, 62-37-2 quando abbiamo stagno, piombo e argento. Poi chiaramente esistono anche altri tipi, non manca la scelta. In ogni caso, il piombo inibisce i baffi di stagno. Più è alta la percentuale di stagno, più è garantita la tenuta, la resistenza al taglio e alla trazione della saldatura. La componente di argento che viene aggiunto nell'ultima categoria fornisce una minore resistenza al contatto e anche alla corrosione. Ultimamente le saldature senza piombo stanno diventando più frequenti proprio per le leggi sull'ambiente e le direttive europee ROS che limitano l'impiego del piombo in ambito elettronico. Ma non finisce qui. Dentro il nucleo del filamento, quindi quando guardiamo il filamento di stagno, esiste un altro componente di cui parlavo prima, un agente che riduce la patina di ossido del PCB e garantisce una conduttività al contatto elettrico. Normalmente questo componente si chiama flussante. Sto spiegando ai meno esperti questi dettagli perché li vedremo ad occhio sulle foto del circuito Behringer. Il flussante normalmente è organico acido o di colofonia. Quello a base acida garantisce una rimozione aggressiva degli ossidi sui contatti metallici durante le fasi di saldatura e richiede una pulizia poi successiva del PCB e dei componenti che appunto dopo la saldatura rimangono sporchi oppure prosegue la corrosione data dall'acido. Basta comunque un po' di acqua per inibire la funzione di questo acido. La colofonia invece è una forma solida di resina derivata dalle conifere. I residui di questo flussante non causano corrosione, rimangono un po' appiccicaticci per dirla brevemente, e si usa quando è impossibile rimuovere i residui di quello acido. Ovviamente è inutile dire quanto sia tossico respirare i vapori di questi componenti.
Quando invece la bobina non contiene flussante, è possibile aggiungerlo a mano. Lo vendono in comode boccette con tanto di pennellino per spalmarlo nella zona interessata e poi ripassare la saldatura. O anche utile per rimuovere vecchie saldature. Lo utilizzo tantissimo quando devo rimuovere saldature degli SMD o addirittura di alcuni chip. Ora che vi ho fatto questo gran pippone, vediamo cosa è successo al 1273 di Behringer. Dalle foto possiamo subito vedere questa opacizzazione delle saldature. Non è lucido, come vediamo. Questo difetto viene anche chiamato saldatura fredda. Oltre a dei residui di stagno eccessivi che ho rimosso a mano e che possono addirittura creare dei cortocircuiti all'interno del circuito stesso. A Roma li chiamiamo caccole di stagno. In genere, quando apro un apparecchio e lo vedo riparato in questo modo, lo identifico nella categoria di a mio cugino l'ha riparato e costava la metà del centro assistenza. O perché a mio cugino ci capisce di elettronica e sa dove mettere le mani. Nel caso di Behringer, possiamo dire che l'assemblaggio è stato affidato a mio cugino cinese che alle medie faceva il laboratorio di elettronica. Cosa comporta e che cosa significa una saldatura fredda? Per fare male una saldatura basta rimanere troppo tempo con il saldatore sullo stagno. Il troppo tempo è misurabile in un periodo oltre i 3 secondi. Questo fenomeno può essere però causato anche da una bassa temperatura del saldatore, o perché c'è sporcizia, o perché il tempo di saldatura è stato addirittura troppo breve. In pratica è più semplice fare male una saldatura che farla bene. In questo caso, come in foto, il componente non è stato saldato bene, ma solo appiccicato. La tenuta meccanica è messa veramente a rischio proprio perché i pezzi non sono ben saldati. E a volte, come vediamo in alcune foto, anche parzialmente. Non si ottiene un contatto elettrico sicuro in questo modo. È come se appoggiamo un filo sul contatto e lo tenessimo fermo con lo scotch. L'effetto che si vede è proprio dato da un colore opaco, dalla presenza di palline e caccoline che non hanno mai raggiunto il reoforo del componente e ovviamente il foro del PCB. Giudicarlo un lavoro da incompetenti è, a mio avviso, e anche a avviso di tanti tecnici, veramente poco. La patina bianca che vediamo sul PCB, inoltre, è, e su alcuni condensatori, è giustificata dalla scarsa invece qualità del flussante utilizzato, misto che ovviamente alla temperatura troppo bassa o troppo poco tempo di saldatura, o per assurdo anche a una temperatura troppo alta e troppo tempo eccessivo ha permesso al flussante di evaporare e di far ossidare la saldatura lasciandola opaca, deforme e abbastanza fragile. Si possono verificare anche saldature fredde a distanza di anni perché magari il componente scalda durante l'utilizzo, soprattutto nei componenti che si scaldano tantissimo, come i regolatori di tensione, le resistenze di potenza, i transistor ad esempio. Oppure anche un componente rotto che scalda tantissimo. E dopo tanti anni quindi hanno scaldato e riscaldato lo stagno rendendolo diciamo opaco, quindi freddo. In questo caso basta rifare la saldatura per far tornare a funzionare tutto come prima. È abbastanza semplice come processo. Ultimo, ma non ultimo, la pulizia del PCB. Il processo di saldatura andrebbe immerso in un bagno di solvente e con un sistema di ultrasuoni o con lo spazzolamento per poi fare un secondo risciacquo e relativa asciugatura per far evaporare eventuali residui, ma a temperature molto molto basse, 50-60 gradi. Un processo che molto probabilmente qui non è stato fatto. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Ora avrete sicuramente voglia di aprire i vostri cloni e i vostri pedali per controllare appunto le saldature, per verificare che siano stati costruiti correttamente, perché spesso basta veramente rifare una saldatura per cambiare completamente il comportamento di un apparecchio male assemblato, che siano pedali per chitarra o outboard. Purtroppo in questo stato. Purtroppo il 1273 in questo stato mi costringe a restituirlo a Uli e recuperare i 644 euro che investirò in un altro apparecchio, magari un Heritage o un Warm Audio che sicuramente è stato costruito molto meglio di questo. Se fosse stato assemblato in modo corretto, lo avrei sicuramente tenuto per fare, appunto, come dicevo, dei video sull'upgrade e divertirmi un po' con il saldatore e lo stagno, ma in queste condizioni sarebbe stato veramente necessario investire troppo tempo che non ho. Spero
Spero che Behringer guardi questo video e capisca dove il controllo qualità ha fallito miseramente, perché ho già intenzione di acquistare il prossimo Fairchild che stanno progettando. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.